Lo Spirito Santo è la tua forza. Parlami, Signore, ti ascolto. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Carissimi amici, anche oggi vi rivolgo questo annuncio e saluto di gioia natalizio. Giovanni 1. Davvero il Signore è vivo in mezzo a noi, è l'Emmanuele. Siamo nell'ottava di Natale e oggi la liturgia ci fa ricordare Santo Stefano, il primo martire della Chiesa. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, dal 17 al 22. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Amen. Carissimi, Stefano, uno dei primi diaconi della Chiesa di Gerusalemme, è un testimone. Martire in greco significa testimone, colui che testimonia, colui che certifica qualcosa che ha vissuto. Stefano ha incontrato Gesù, ha cambiato la propria vita grazie a lui ed è uno dei primi forti proclamatori e annunciatori del Verbo di Dio. In questo tempo di Natale anche noi siamo chiamati a parlare di Gesù, a parlare delle cose che Dio ha fatto e sta facendo in noi, a parlare delle sue promesse che si sono realizzate nella nostra vita. Quanto è importante accogliere quindi le parole di Gesù stesso che ci dice: non preoccuparti, Luca, non temere, non avere paura. Quando qualcuno ti chiederà una testimonianza su di me, quando gli altri non ti capiranno, non ti accoglieranno, quando le altre persone anche ti scherniranno perché tu sei cristiano, perché tu preghi, perché tu hai fiducia, non temere, perché io ti dono il mio Spirito Santo. Ecco che rivediamo il dono permanente di ogni cristiano, che già nel tempo di Avvento e Natale ci ha accompagnato e custodito nelle letture. Nell'Annunciazione a Maria, l'angelo dice: lo Spirito Santo scenderà su di te. È lo Spirito di Dio che ci mette in relazione con il Padre. È lo Spirito di Dio, come ha detto Gesù stesso, che ci consola, che ci guida alla verità, che ci dà forza. E per ben due volte l'Evangelista Luca, nel suo Vangelo e negli Atti degli Apostoli, dice: riceverete la forza dall'alto. Dynamis in greco. La potenza è la potenza di Dio. Lo Spirito Santo è con noi. Stefano era pieno di Spirito Santo, pieno di grazia, quando annunciava la sua testimonianza e l'incontro con Gesù Cristo, quando annunciava che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è vivo, Gesù è l'Emmanuele. Riceviamo oggi il dono dello Spirito come forza per essere gioiosi testimoni, autentici testimoni. Il mondo ha bisogno di persone che vivono e proclamano ciò che vivono. Vivono la fede, vivono l'incontro con Gesù Cristo, vivono l'ascolto della parola di Dio e lo testimoniano in un modo coerente affinché il mondo si converta da questa esperienza che è lo Spirito Santo che ci fa fare. Allora vi invito, invochiamolo nella nostra vita anche oggi. Vieni, o Spirito Santo. Vogliamo aprire le nostre braccia come segno di accoglienza. Accogliamo i tuoi carismi, o Spirito Santo, in particolar modo il carisma della testimonianza.
come lo aveva Stefano. Spirito Santo, metti nel mio cuore lo zelo, il desiderio di annunciare che Gesù è il Signore. Gesù è colui che ha stravolto la mia vita, che mi ha cambiato. Spirito Santo, metti nelle mie labbra e sulle mie labbra la tua parola. Una parola che tocca il cuore degli altri, una parola che sa trasformare ciò che è tenebre in luce, perché tu sei vivo nella mia vita e perché tuo Spirito Santo anche oggi mi doni questa gioia, una gioia che viene dall'alto, di essere cristiano e di appartenere a Dio. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è: lo Spirito Santo è la tua forza. Ricevilo e vai ad annunciare che Gesù è nato per noi, Gesù è il Signore, Gesù è vivo. Buona giornata e buona festa. Ci vediamo domani. Ciao. Ha veduto la salvezza del nostro Dio, tutta la terra ha veduto la salvezza.